Buongiorno, mi trovo a Mezzovico, più precisamente nel nucleo, e quella che vi farò visitare è una splendida villa costruita quest'anno, quindi nel 2020. Questa è una prima entrata della villa e ora invece entrerò dalla zona box auto, che permette il posteggio per 4 automobili, a dipendenza della grandezza anche 5. Le tre porte che trovate in fondo sono quelle che riguardano la lavanderia privata, chiaramente, dove troverete già la lava e asciuga. Quindi poi a sinistra della lavanderia troverete il locale gas, qui la villa è servita da serpentine con termopompa, e la terza porta riguarda quella della locale cantina. Dunque ora vi porto a visitare la zona giorno di questa casa, che ha ben 145 metri quadri di superficie abitabile, quindi al di fuori della zona box auto. La zona giorno in particolare occupa 75 metri quadri. È ampia, luminosa, ha accesso sia al giardino privato di 26 metri quadri che alla terrazza con vista sui monti di 30 metri quadri. Questa invece è la cucina, completamente arredata con materiali di buonissima qualità, mentre i elettrodomestici sono tutti dell'Electrolux. Quindi qui troviamo il forno, alla destra la colonna frigorifero, sotto la colonna congelatore, il lavandino, lavabo, qui invece il piano cottura, vetroceramica, la cappa. Ora vado a farvi vedere lo splendido spazio esterno terrazzato, come ho detto prima, appunto di 30 metri quadri. Gode di una bellissima vista che trasmette veramente il relax, una zona molto tranquilla. Voilà. Vado a farvi vedere l'entrata della villa principale, dove con una piccola scalinata raggiungiamo il giardino, che può fare il giro di tutta la casa, e sono 26 metri quadri di giardino. Voilà. Naturalmente, che serve questa zona giorno, vi è un bagno di servizio che troviamo alla sinistra dopo un piccolo corridoio. Questo bagno è molto luminoso, finestrato con un WC, armadietto con un piccolo lavandino e specchiera. I bagni sono tutti serviti da porte scorrevoli, molto pratiche, salva spazio. Di fianco, quindi sul dietro della cucina e di fianco al bagno di servizio, troviamo un utilissimo spazio di 3 metri quadri circa come ripostiglio. Voilà. Dotato pure di presa elettrica. Subito a sinistra troviamo le scale che portano alla bellissima e luminosa zona notte con travia viste. Tutti i locali di questa zona notte hanno anche i velux, oltre che alle ampie finestre in ogni
in ogni camera. Questa è la camera padronale di 14 metri quadri, dove troviamo il suo bagno privato con armadietto, lavandino, specchiera, box doccia ampio, molto bello, WC e bidet. Anche questo bagno gode della sua finestra. Di fronte abbiamo la prima camera singola, anch'essa bella ampia e illuminata da due finestre. La seconda camera singola e terza e ultima camera di questa villa sono circa anch'esse di 13 metri quadri l'una, sono servite chiaramente da un secondo bagno che troviamo nella zona notte, sempre con un bellissimo ed ampio box doccia, WC, bidet, armadietto, lavandino e specchiera bella ampia con vano armadio. Se questa villa ha attirato la vostra attenzione e vi sentite già un po' a casa vostra, venite a visitarla, chiamateci!